Sì, molto, è stato quello che mi ha accolto qua nell'istituto, perché la mamma aveva da andare all'ospedale, a casa non c'avevo nessuno, il papà andava a lavorare e veniva a casa la sera. Ma è stato quello che mi ha accolto subito, completamente. Mi ha detto che ci vuole restare, posso restare anche subito. Allora quel signore che mi ha portato gli ha chiesto cosa ci vuole di cosa. Non ci vuole niente, perché questa è la casa della provvidenza. Tina ha 95 anni, ha una memoria di ferro e ben si ricorda di quando fu accolta da padre Filippo Bardellini, fondatore delle poverette della casa di Nazareth. Il padre ebbe un'intuizione importante per l'epoca. Padre Filippo Bardellini praticamente è un sacerdote della congregazione dell'oratorio di San Filippo Neri che è vissuto nella prima metà del secolo scorso. Egli ha capito che nel suo tempo nessuno si occupava delle persone disabili. E queste erano praticamente abbandonate, trascurate, oggetto spesso di derisione, non potevano sempre accedere all'istruzione. Ecco che ha capito, consigliato, sostenuto da San Giovanni Calabria, ha pensato di dar vita ad un'opera che lui chiamerà Poverette della Casa di Nazareth, proprio su indicazione di San Giovanni Calabria. Ecco, padre Filippo diciamo che era un uomo di grande fede, di grande fiducia in Dio e di grande umiltà. Nella casa di Ponton ci sono ancora i luoghi dove il padre, ora venerabile, trascorse alcuni periodi della sua vita. Per ricordare i 60 anni dalla morte avvenuta il 24 agosto 1956, si sono tenuti quest'anno diversi momenti celebrativi. Per ricordare il 60esimo della morte di padre Filippo, che è avvenuto proprio in questo anno della misericordia, noi abbiamo praticamente ridato alle stampe il volume Servo degli Ultimi di padre Filippo, che aveva scritto ancora Monsignor Giovanni Cappelletti. Era da parecchio tempo esaurito, per cui l'abbiamo ristampato e abbiamo fatto la presentazione del libro il 27 maggio scorso. La presentazione è stata guidata dai padri filippini con la presenza del vescovo di Ivrea, Monsignor Aldo Cerrato, che ha concluso la celebrazione con l'inaugurazione di una targa ricordo posta sulla casa paterna di padre Filippo e poi con la celebrazione della Santa Messa
oltretutto anche nel quinto centenario della morte di San Filippo Neri. Poi la celebrazione conclusiva centrale, diciamo, è avvenuta, padre Filippo è morto il 24 agosto, ma noi la celebrazione centrale abbiamo fatto il 28 con la presenza del vescovo Monsignor Giuseppe Zenti e diversi sacerdoti e un numero consistente di fedeli. Attualmente l'opera di padre Bardellini viene portata avanti dalla famiglia religiosa da lui fondata, le poverette della casa di Nazareth. Sono presenti in città e sul territorio veronese a Ponton, Volargne, Corrubbio di Negarine, Mozzecane e San Zeno di Montagna. L'intuizione del fondatore si esprime oggi con centri di formazione professionale, centri diurni, strutture residenziali e case famiglia. Qui a Ponton operano diversi servizi. Abbiamo una residenza sanitaria assistenziale, due comunità alloggio e un centro diurno. La residenza sanitaria assistenziale si rivolge a persone diversamente abili con limitazioni di autonomia sia fisica che mentale, dove non è possibile più un'assistenza domiciliare oppure un inserimento presso un'altra struttura per disabili. Quindi le finalità che noi abbiamo all'interno di questa residenza sono quelli dell'assistenza, della prestazione di erogazioni sanitarie e, dove è possibile, anche del recupero funzionali. La nostra capacità recettiva è di 20 ospiti. Poi invece abbiamo le comunità alloggio Cedro e Aurora, che si rivolgono a persone diversamente abili adulte che sono prive di nucleo familiare o dove la permanenza presso il nucleo familiare è impossibilitata in modo sia permanente che temporaneo. Le finalità che abbiamo all'interno di questo servizio sono quelle dello sviluppo delle abilità sociali e la gestione anche nella vita quotidiana. E la capacità ricettiva in questo caso è di 20 ospiti in una comunità e 10 ospiti nell'altra comunità. E per finire abbiamo il nostro centro diurno che si rivolge a persone con parziale autosufficienza. Il servizio viene svolto dal mattino fino al pomeriggio e la permanenza giornaliera è stabilita nel progetto personalizzato che viene fatto per ogni ospite accolto. Le varie attività puntano all'integrazione, alla socializzazione e all'inserimento sul territorio degli ospiti, con un'attenzione particolare al clima di famiglia che si cerca di creare per loro. All'interno dell'RSA e delle due comunità alloggio sono previste una serie di attività strutturate e pianificate in base ai progetti individualizzati pensati proprio per le singole ospiti. Sono attività che si svolgono in piccoli gruppi e sono di vario tipo. Ci sono ad esempio le uscite, durante le quali le ragazze vengono divise in piccoli gruppi, portate con i mezzi dell'istituto appunto ad esempio a fare un po' di spesa al supermercato, a bere un caffè oppure semplicemente a fare un giro al mercato, ecco. E ci sono altre attività che sono un po' più laboratoriali, che lavorano quindi ad esempio sulla manipolazione e sul, diciamo, su questo tipo di capacità, che sono ad esempio l'attività di bomboniere, il laboratorio di assemblaggio, di bricolage, di cucito, di uncinetto. E sono appunto attività nelle quali le ragazze vengono sempre accompagnate dagli operatori nello svolgere questi piccoli lavori. E poi ci sono per alcune anche delle attività previste in piscina, per cui ecco, con un lavoro più per mantenere le abilità motorie e anche di fisioterapia. È l'attività di bomboniere o laboratorio di bomboniere, e qua le ragazze vengono divise in gruppi di 3 o 4 ragazze, insomma, e il materiale che maggiormente usiamo, uno dei materiali, è il fimo. Questo materiale è molto modellabile
e le ragazze realizzando, modellando questo fimo, sono molto contente perché vedono come da una pallina che realizzano esca fuori una stellina o un oggetto che dopo viene messo sopra la bomboniera. E gli obiettivi principali delle attività sono innanzitutto quello del mantenimento delle autonomie residue e quindi delle capacità che ancora le ospiti hanno, sia a livello intellettivo che a livello appunto fisico-motorio. Hanno una finalità socializzante, perché essendo in piccoli gruppi c'è la possibilità di interagire al meglio tra di loro e anche con l'operatore, che logicamente ha una possibilità maggiore di seguire le ospiti a livello quasi individualizzato. Il tutto chiaramente cercando di creare il più possibile un ambiente che favorisca uno stato di benessere psicofisico generale, quindi di salute. A Verona, in via Filippini, si trova il centro residenziale con numerose attività per le ospiti. Seguiamo l'esempio del nostro fondatore, che lui ha donato tutta la sua vita, tutta la sua esistenza per il bene di queste persone in difficoltà. E noi sul suo esempio percorriamo questa strada, cercando di dare e spendendo le nostre forze per il bene di queste persone. La nostra gratificazione è la gratuità che noi diamo tutto per il Signore. E questo è quello che ci dà la serenità interiore, la pace di vivere quotidianamente. Attualmente le nostre ospiti sono 13 con handicap psicofisico, provenienti principalmente dal nostro territorio, in modo particolare dall'US20. E noi proponiamo uno stile di vita è simile ad una grande famiglia, come voleva il nostro fondatore. Abbiamo attività di cucina, attività manuale, attività di aggiornamento culturale ed informatico, attività di relax. Poi alcune nostre ospiti con un'operatrice aderiscono al progetto, un'iniziativa dell'US20 denominata Bottega K-Point. Questa aiuta loro a relazionare con altre persone ed inoltre hanno la possibilità anche di fare dei laboratori di pittura. Un'altra attività è l'attività di parrucchiera ed estetica, svolta in una sala adeguata. Diciamo che il nostro non è un lavoro facile, perché ci sono tante problematiche, perché ci troviamo di fronte quotidianamente a delle persone che hanno sempre, diciamo, bisogno di noi. Però tante volte un loro grazie, un loro sorriso, quando riescono anche a dare qualcosa, per noi è fonte di gioia, insomma siamo contente e quindi troviamo anche la forza per continuare nel nostro operato. A poca distanza si trova la casa natale di padre Filippo Bardellini, dove si svolgono alcune attività per le donne accolte al centro residenziale. Com'è la presenza delle poverette della Casa di Nazareth qui nel quartiere? È una presenza silenziosa e discreta, ma importante. Importante per il segno che danno, ecco, nel loro operato silenzioso, nella loro presenza, soprattutto in questi ultimi anni, quando così a causa di avvicendamenti il loro cappellano non ha più potuto essere presente, non ha più potuto prestare servizio, allora hanno chiesto a noi di poter entrare a celebrare quotidianamente da loro.
Ed è nata allora così una piccola sinergia. Io ho chiesto molto semplicemente, ma perché non apriamo questa occasione alla comunità parrocchiale, di modo che le 4, 5, 10 a volte, dipende anche dalle intenzioni, signore, che vengono, che desiderano la messa della sera, quando non c'era ancora la messa della sera, possono così partecipare. 15 voi, 5 fuori, si arriva già a una piccola comunità di 20, 25, a volte 30 persone, ben celebrata, ben fatta, la loro cappellina è sempre molto accogliente. Di Negarine sono presenti il centro di formazione professionale con 37 ragazzi al di sopra dei 14 anni e il centro diurno. E in cucina cosa impari? A fare la pasta, gnocchi, tagliare. Cosa impari? Cosa fai in serra? Cioè, imparo a coltivare le cose che mangiamo qua. Qui a Corrubio di Negarine ci sono due realtà distinte, anche se viviamo assieme per i servizi. Il centro di formazione professionale, che è una scuola, fa corsi di cucina e si occupa di ragazzi minori, quindi dai 14 anni in su. E poi un centro diurno che si occupa di ragazzi maggiorenni per avviarli al lavoro laddove sia possibile. In che modo portate avanti lo spirito del Bardellini in queste attività? La cosa più importante che io ho imparato in questi anni, ormai sono qua da una vita praticamente, è il discorso della dignità della persona. Cioè non bisogna che noi partiamo dalle difficoltà, che comunque quasi tutti hanno in modo abbastanza evidente, ma dalle capacità e anche dalla percezione, dalla fiducia che in ciascuno di loro c'è qualcosa di prezioso da far sviluppare. Poi non sempre siamo adeguati in questa sfida, però credo che questa fosse l'idea di fondo di padre Filippo, che ai suoi tempi era un assoluto pioniere. Adesso invece è più diffusa nella società, anche se secondo me è ancora minoritaria. La maggior parte della gente pensa che le persone con difficoltà siano più un peso che una risorsa. Aiuto un po', faccio di tutto, faccio gli animali, spazio un po'. Io sono qua da 12 anni, prima ho fatto scuola normale, ho fatto il CFP. E allora dopo, avendo che sono albanese, hanno visto che sono molto brava, molto pratica del lavoro e mi hanno assunto. E grazie ai miei insegnanti e grazie naturalmente alla mia suora, che è la madre generale. E grazie a tutti quanti, perché mi trovo bene, e mi piace i miei compagni, mi piace frequentare questa scuola e spero che lascerò un bel segno, più che altro. Ciao, sono Andrea. In questa scuola faccio apicoltura, cioè farò più avanti, poi faccio orto e poi faccio cucina. Perché ti piacciono? Cucina perché più avanti mi apro un ristorante di carne e di pesce. Sto imparando nell'ambito della cucina. E noi di solito abbiamo prima la teoria di orto, la pratica, che è dove noi coltiviamo le verdure, ce le mangiamo proprio. E poi le cuciniamo, poi noi facciamo dei lavori. Prima le laviamo, poi le cuociamo e poi ce le mangiamo. Il CFP è finanziato dalla Regione Veneto. E l'ULS ci fornisce gli operatori di sostegno. E invece il centro diurno è finanziato dall'ULS, sempre con fondi anche regionali, in parte fondi sociali. Quindi siamo finanziati da enti pubblici, anche se la gestione è lasciata con una certa autonomia in mano all'Istituto Casa Nazareth, che quindi può dare la propria impronta anche al servizio. Riuscite a coprire tutte le necessità di cui c'è bisogno?
Dobbiamo fare le nozze con i fichi secchi, dobbiamo cercare in tutte le maniere di fare delle economie. Siamo in attesa che la cosa si risolva, perché la legge regionale nuova che istituisce la rete standard dovrebbe in qualche maniera portarci a un livello migliore. Attualmente i finanziamenti non sono sufficienti a garantire gli standard che peraltro ci sono richiesti, perché noi siamo accreditati presso la Regione, presso l'ULS, quindi non siamo liberi di fare come vogliamo. Dobbiamo garantire un determinato standard che però, sul quale però non riceviamo un finanziamento adeguato. I ragazzi riescono poi a inserirsi in qualche ambito lavorativo? Diciamo che il periodo economico è pessimo, quindi se 5-6 anni fa io potevo dire che un 20% andava a lavorare, un altro 20-30% poteva andare nelle cooperative, comunque a fare un'attività francamente insomma lavorativa, attualmente si è ridotto, insomma sono pochi, sul 10% quelli che riescono ad andare a lavorare. E perché il mercato del lavoro espelle anche le persone cosiddette normodotate, e appena noi proviamo a contattare una ditta per proporre anche solo un tirocinio diventa complicato. Io li capisco anche, perché il momento è difficile, quindi noi l'obiettivo lo teniamo molto chiaro e puntiamo a quello. È un periodo difficile. Vicino a Ponton ci sono la Casa Famiglia e il centro diurno di Volargne, punto di riferimento per tante famiglie. Diciamo che mia figlia sono 20 anni che viene qui, quindi ha fatto proprio tutta un'evoluzione. È stato un servizio, un sostegno veramente importante, proprio per la crescita di mia figlia. Diciamo che la collaborazione e quello che ha offerto il centro, insomma, l'ha aiutata a crescere in tutti questi anni. Questo è un centro diurno per persone disabili adulte, e attualmente sono accolte nella struttura di Ponton e di Volargne 41 ragazzi disabili, le cui patologie sono molteplici. Abbiamo ragazzi con disturbi dello spettro autistico, con ritardo mentale, oligofrenici, quindi una realtà abbastanza variegata e anche eterogenea per età. Cioè abbiamo ragazzi di 18-19 anni e anche persone un po' più anziane. Io a Volargne, in questo paese, padre Filippo aveva dato vita ad una casa per bambini disabili. Questa casa sfortunatamente è stata distrutta dal bombardamento del 44, non è più stata ricostruita, però in questo luogo, come vedete, sorge una casa famiglia adesso e un centro diurno. Centro diurno intanto è una struttura che apre al mattino alle 8:30 e chiude il pomeriggio verso le 14:30, quindi i ragazzi durante la giornata hanno possibilità di fare tutta una serie di attività laboratoriali od occupazionali, quindi attività di carta riciclata, laboratorio espressivo, stoffe, eccetera. Altre attività di tipo più motorio, quindi piscina, equitazione, attività in palestra, oppure attività con lo psicomotricista, un'attività assistita con i cani, uscite socializzanti. Questo servizio è a sostegno della persona che qui trova l'ambiente ideale, che l'aiuta a crescere, che l'aiuta a socializzare, che l'aiuta anche ad essere inclusa nella società, ad avere una vita dignitosa, e anche il sostegno alla famiglia che, con l'evolversi insomma dell'età, va, come ho detto prima, calando le energie. È importantissimo. Ha la possibilità la famiglia di curarsi, di curare, perché non è che nelle famiglie ci sia solo la persona disabile, che a volte sono anche due persone disabili, ma anche altri familiari, ci sono i genitori, c'è tutto un insieme di problematiche, e quindi questo è un sostegno veramente importante che non, insomma, dovrebbe essere mantenuto più che come sta succedendo, insomma, sempre più limitato nel tempo. A
A 60 anni dalla morte del loro fondatore, le poverette della Casa di Nazareth, sostenute da operatori, educatori, dipendenti e volontari, cercano di garantire la promozione umana delle persone che usufruiscono dei vari servizi. Purtroppo noi siamo un numero ridotto. Speriamo sempre, preghiamo e confidiamo nella provvidenza del Signore. Comunque stiamo portando avanti il nostro servizio, è rivolto a circa 200 persone con persone disabili. Mi ha colpito soprattutto l'amore che le sorelle donano gratuitamente alle persone con difficoltà, nel nostro caso difficoltà mentale e fisica. Ecco, il vedere Cristo nel volto di queste persone, quel Cristo a cui bisogna alleviare le sofferenze. E a te cosa comunica il fatto di stare a fianco di queste persone? A me comunica intanto tanta positività e soprattutto il vedere Cristo vivo e vero in mezzo a noi. E queste persone che magari può sembrare non diano niente, invece danno molto più di quello che immaginiamo. E io torno sempre, diciamo, alla fine giornata con un arricchimento spirituale molto grande. Diego è un giovane laico consacrato, è entrato nella comunità 11 anni fa. Il mio ruolo è appunto di essere un giovane laico consacrato, e sono 11 anni che sono entrato in questa congregazione e ho emesso i voti nelle mani del vescovo privatamente nel 2007 e il mio ruolo è appunto di accompagnare le persone con disabilità, soprattutto le persone un po' più gravi, sia a Mozzecane, che abbiamo un centro diurno, e anche a Corrubio di Negarine, dove cerchiamo appunto di sostenere e accompagnare nel servizio anche lavorativo quelle persone che riescono un po', ecco, ad addentrarsi nel mondo del lavoro. Tu hai deciso di mettere in gioco la tua vita seguendo questo percorso, quello del padre Bardellini, e magari altri giovani decideranno poi di farlo. Sì, da un anno e mezzo a questa parte si è unito un altro giovane con me, e intanto viene il fine settimana perché è ancora impegnato con il lavoro. E certo che nella prospettiva, e anche avremo grande gioia se altri giovani e altre giovani si unissero a noi come laici consacrati per donare la propria vita a servizio delle persone più deboli, che sono il Gesù in mezzo a noi. I volontari sono una forza importante nel sostenere le attività promosse dalle suore insieme agli operatori e agli educatori. Io vengo qui una volta alla settimana. Ho cominciato 3 anni fa e vedo che da tanto. Perché ha deciso di iniziare a fare la volontaria qui? Perché sono andata in pensione, avevo un po' di tempo. Sono capitata qua per caso comunque. Perché? Perché avevo delle amiche che venivano già qui. E ho detto, ma sì, dai, voglio aiutare un po' gli altri, e questa è stata l'opportunità che mi hanno dato loro, ecco. Esatto. Sono affettuosi? Molto, 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 e danno tanto. Riempiono la vita? Esattamente. Consiglierebbe a qualcun altro di fare il volontario qui? Certo, certo. Cosa gli certo. direbbe? È di provare, perché qui bisogna sentirsela, ecco, di venire qui, perché ci sono cose anche molto, molto forti, ecco, da affrontare. Io qua sono come supporto, magari se manca qualcuno, oppure vengo a fargli compagnia. Poi io vado anche quando fanno le vacanze in montagna, su a San Zeno. E sono 15-20 giorni conforme, però è un arricchimento. È una cosa che mi dà tanto, io lo faccio volentieri, questo lavoro è un lavoro che mi piace farlo e lo faccio proprio col cuore. Che cosa le danno questi ospiti, queste persone? Amore, amore, tanto, tanto amore, perché loro hanno bisogno magari anche di essere ascoltati e io li ascolto, poi
ho anche un'età, però io divento bambina come loro e mi piace.